Un saluto a tutti i telespettatori di Telegolfo per questa 16ª giornata di campionato C2 di calcio a 5, girone A. Alla Tenso Struttura di Maranola, l'Heracles ospita la Virtus Faiti, i padroni di casa sono al secondo posto con 35 punti, mentre gli avversari sono al settimo posto con 23 punti. Chi vi parla è Francesco Di Luna, un grazie va a Tiziana Palombi per le riprese. Andiamo a leggere le distinte per l'Heracles: 22 Napolitano, 23 Paolo Petrella, 2 Valerio, 3 Lombardi, 4 Treglia, 5 Ferrara, 7 Mella, 8 Colacicco, 9 Cordatore Capitano, 10 Riso, 11 Corona Vice, 20 Corrente. Allenatore Matteo Macari. Per la Virtus Faiti, rimaneggiata oggi, al numero 3 Bragagnolo, 7 Cepa Olzi, 11 Iannella, 12 Zappala, 14 Pardo Capitano, 20 Martellacci, 22 Fofana Mamadou, 99 Tedesco. Allenatore Fabio Padula. Arbitra il signor Viglianti della sezione di Formia. Vediamo le squadre che sono pronte a sistemarsi in campo. Un grido di battaglia da parte dei ragazzi dell'Heracles. Il Faiti attacca da destra verso sinistra con un completo bianco e azzurro. In campo ci sono il numero 14 Pardo, il numero 11 Iannella, il numero 7 Cepa Olzi, per l'Heracles in porta Napolitano, Ferrara, Corona, Riso e Mella. L'Heracles attacca da sinistra verso destra con un completo nero, l'arbitro è pronto a fischiare l'inizio della partita, si inizia. Possesso per l'Heracles con Riso che gestisce questo primo pallone, lo scarica per Antonio Ferrara, inizia la prima manovra e subito perde un pallone pericolosissimo Corona, ma interviene in maniera provvidenziale Napolitano e riparte ancora l'Heracles, ma subito un brivido, un altro passaggio sbagliato da parte del vice capitano Corona, spesso capitano ma oggi c'è Cordatore. Titolare per la Virtus Faiti anche il numero 3, Bragagnolo. Antonio Ferrara, provano a far salire il baricentro della squadra. Si muove sul campo Riso, a secco da due partite. Rimasto fermo a 14 reti. Ricordiamo che l'Heracles rincorre lo United Pomezia. United Pomezia che è al primo posto con 36 punti. L'Heracles insegue ad una sola lunghezza. Poi a seguire Buenaonda con 32 punti. Egles Aprilia con 31. Il Virtus Faiti, come detto, ha 23 punti. Si trova al centro della classifica. È settima con un andamento piuttosto equilibrato, 7 le vittorie, 2 pareggi e 6 le sconfitte, con in questo momento addirittura la seconda miglior difesa proprio dopo l'Heracles, che dopo aver subito 15 reti nelle prime 10 gare, una media fantastica, nelle ultime 5 partite prima di oggi ha subito addirittura 16 reti, più di quante ne aveva subite nei primi 10 match. Ci prova Iurimela da posizione defilata. Ripartenza e subito una grandissima azione per la Virtus Faiti con il numero 11 Iannella che prova il piazzato di fronte a Napolitano ma finisce largamente fuori. Ancora prova a costruire l'Heracles dal basso, Ferrara prova a salire, la puntina deviata comodamente tra le braccia del portiere avversario. Subisce fallo Iannella. Sul punto di battuta il capitano Pardo che scambia con Bragagnolo, si appoggia al portiere.
intercetta Iurimella, scambia con Ferrara, sale Daniele Riso, Corona cerca il taglio di Mella che tarda il movimento, Daniele Riso, uno contro uno di Mella, chiuso benissimo da Iannella. Spazza Cepa Olsi in fallo laterale, in zona d'attacco per l'Heracles. Corona cerca Iurimella che prova subito il passaggio filtrante, chiuso da Bragagnolo. La conclusione di Riso, interviene il numero 99 tedesco, ragazzo 98. Quando siamo al quinto minuto, ci ha provato subito Daniele Riso con una bella conclusione pericolosa, cinica, ma si è fatto trovare pronto tedesco tra i pali. Iurimella protegge questo pallone e guadagna, anzi no, una rimessa laterale a favore della Virtus Faiti. Bragagnolo per Pardo con il mancino, protegge questo pallone Iannella. Cepa Olsi tenta il dribbling, Pardo sale, chiude benissimo Antonio Ferrara. Daniele Riso chiuso ottimamente da Cepa Olsi. Acquistato nell'ultima sessione di mercato, Cepa Olsi, che è a quota, intanto sbaglia questo retropassaggio Iurimella, sbaglia la misura del passaggio e concede un fallo laterale agli ospiti. Intanto il tiro dalla distanza di del neo entrato, anzi no, Iannella. Sempre lui, per la seconda volta si rende pericoloso. Dicevo, Cepa Olsi è arrivato nell'ultima sessione di mercato, ha siglato già 4 reti, il miglior marcatore del Faiti. Intanto tenta un'azione d'attacco l'Heracles. Il miglior marcatore del Faiti è proprio Mariano Iannella con 15 gol all'attivo. Non a caso è proprio lui che fino a questo momento si è reso pericoloso in zona d'attacco. Rimessa laterale per l'Heracles, Corona che appoggia per Daniele Riso, si fa trovare pronto ancora tedesco e ripartenza subito con Iannella dentro per Cepa Olsi, eccolo il vantaggio ospite, uno scambio micidiale, Iannella, Cepa Olsi, una ripartenza velocissima dopo una gran conclusione di Daniele Riso ed è 1-0 per la Virtus Faiti quando siamo al settimo minuto del primo tempo. Aveva appena detto, aveva siglato prima di oggi 4 reti, ecco la quinta, uno splendido assist di Iannella. Iurimella intanto tenta il dribbling su Bragagnolo che difende in maniera ottimale e riparte ancora la Virtus Faiti che fino a questo momento si è resa pericolosa proprio sfruttando questo tipo di situazioni. Quando l'Heracles chiude la squadra ospite nella tre quarti avversaria, subisce un po' il contraccolpo, fischia questo fallo di Antonio Ferrara su Iannella l'arbitro. Ottimo il lavoro svolto fino a questo momento da parte dell'11 in maglia bianco-azzurra. Yeah.
Da segnalare anche le due ottime parate, due splendidi interventi fino a questo momento del portiere avversario tedesco. Intanto lo scambio ancora Jannella Cepaolsi sopra la traversa, in questo caso il mancino del numero 7. Intanto entra Treia al posto di Ferrara. Iurimella tenta il dribbling ancora su Bragagnolo, che non ha perso un 1 contro 1 fino a questo momento. Treia prova a salire, ancora Virtus Faiti schiacciata nella propria metà campo. Corona per Daniele Riso, ancora pronto, si fa trovare il numero 99 in maglia verde. Tenta lo scavetto Jannella, concede spazio a Ruben Treia che calcia a fil di palo, un destro violento. E si conferma il dato delle ultime giornate che vede l'Heracles subire rete. Questa è la settima partita consecutiva in cui subisce. ...18 le reti subite nelle ultime 7 partite. Bella stoppa di petto, bene questo pallone, tenta il dribbling, riesce la puntina e doppio intervento, prima col piede e poi con la mano di Tedesco, che concede il calcio d'angolo, ma davvero attento il portiere sino a questo momento. Spara alle stelle adesso invece il numero 7 di casa, il secondo miglior cannoniere dell'Heracles, con 11 reti fino a questo momento. In testa per i padroni di casa c'è Daniele Riso con 14 reti, poi Iurimella con 11, Francesco Valerio con 10. A seguire c'è Antonio Colacicco col... Intanto ancora grande occasione con Daniele Riso davanti al portiere, che non riesce a colpire ed impattare bene il pallone, ma ancora pronto il 99. Dicevo, Colacicco che torna a giocare in casa dopo un periodo di assenza per motivi lavorativi. La conclusione di Pardo, grande intervento di Napolitano. Angolo per la Virtus Faiti, sul punto di battuta c'è Cepaolsi per Pardo, ancora calcio d'angolo. Cepaolsi per Jannella, scambia ancora con Cepaolsi, si trova il pallone lì Treia, Corona subito prova una ripartenza, Daniele Riso riceve sulla linea laterale, scambia con Corona, un pallone mal gestito da vice capitano Corona, finisce direttamente in fallo laterale. Gli ospiti che sono in vantaggio per 1-0 quando siamo al 12esimo. Intanto un bello scambio, Cepaolsi davanti a Napolitano, il mancino, ottimo l'intervento di Napolitano che esce bene sul pallone ed evita il doppio svantaggio. Subisce adesso fallo Daniele Riso. Pardo scambia con Bragagnolo. Cepaolsi, uno dei migliori dei suoi fino a questo momento, il più attivo sicuramente in zona offensiva. Intanto è entrato Antonio Colacicco al posto di Iurimella, il numero 8 pronto a battagliare, subito riceve pallone, tenta l'uno contro uno, scambia con Corona, bello il dribbling, prova ancora a girarsi,
Subisce fallo, il secondo, pareggia i conti con gli avversari, due falli a testa fino a questo momento. Ricordiamo sempre un dato da tenere sotto controllo, perché al sesto fallo per concesso alla stessa squadra ci sarà il tiro libero. Corona sul punto di battuta, vediamo se tenteranno uno schema o proverà direttamente la battuta a rete col suo destro. Fischia l'arbitro, eccolo il destro sul primo palo, ma il portiere non si fa cogliere impreparato. Calcio d'angolo ancora. Vediamo lo schema. Treia, Riso riceve dentro, Pardo protegge, Iannella la ripartenza. Difende benissimo Antonio Colacicco, non c'è fallo, dice l'arbitro. Stavano sfruttando l'ennesima ripartenza. Ancora nessun cambio per la Virtus Faidi, ma da tenere d'occhio in panchina Mamadou Fofana, che è il secondo miglior marcatore del Faidi con 7 reti. Ci tenta la conclusione Antonio Colacicco, bella ripartenza di Cepa Olsi, che viene chiuso poi nuovamente da Antonio Colacicco. Fallo a favore della Virtus Faidi, protesta Antonio Colacicco, terzo fallo a favore degli ospiti. Era stato chiesto il time out da mister Padula. Cepa Olsi scambia con Iannella, Iannella dentro per Cepa Olsi, arriva sul pallone, tenta con il mancino di punta ma finisce sul fondo. Ruben Treia, è entrato Michele Corrente al posto di Corona, Daniele Riso per ancora Treia, che sbaglia la misura di questo passaggio. Time out chiamato dagli ospiti. In vantaggio in questo momento per 1-0, decide per adesso un gol di Cepa Olsi, uno dei migliori dei suoi, che sfruttando diverse ripartenze assieme a Iannella sta rendendo la vita difficile alla difesa dell'Heracles. Intanto ricordiamolo, le due squadre vengono entrambe da una vittoria nella 15ª giornata. L'Heracles ha vinto per 6-4 in casa del Legio Sora, mentre la Virtus Faidi ha vinto in casa per 2-1 contro lo Sport Country Club. Si riprende dal possesso degli ospiti con Bragagnolo, che scambia con Pardo. Chiede il fallo Daniele Riso, ma l'arbitro dice che non c'è nulla. Pardo per Bragagnolo. Lo Celso protegge questo pallone, prova a girarsi. Protegge bene ancora questo pallone Cepa Olsi. Sbaglia la misura di questo passaggio Bragagnolo. Daniele Riso sbaglia completamente questa conclusione, che finisce sul fondo da solo davanti a Tedesco, dopo aver fatto un ottimo intervento sul pallone, aver letto il passaggio sbagliato da Bragagnolo. Si fa ipnotizzare da Tedesco. Bragagnolo, bella la giocata di Pardo, ancora per Bragagnolo, che addirittura avrebbe segnato con questa grande conclusione, ma il pallone è terminato fuori. Treia per Michele Corrente, recupera ancora questo pallone Cepa Olsi col mancino, scambia con Iannella dentro, chiuso da Daniele Riso, sarà calcio d'angolo. Lo schema, Pardo alla conclusione, murato da Ruben Treia.
Iannella su questo pallone non arriva, c'è Paolzi che chiedono la deviazione, che secondo l'arbitro non c'è stata, ma se avesse letto il movimento c'è Paolzi avrebbe fatto doppietta. Treia per Antonio Colacicco, scarica ancora per Treia, riescono a salire con una deviazione di Iannella che concede appunto rimessa laterale. Michele Corrente per Treia, ancora Michele Corrente dentro, chiuso bene da Bracagnolo, c'è Paolzi, prova a ripartire ma recupera Treia, ancora scarica per ricominciare con Daniele Riso, si appoggia ancora a Napolitano. Treia per Daniele Riso, Antonio Colacicco, chiuso Michele Corrente da Cepa Olzi, partita perfetta per lui fino a questo momento, sia in fase offensiva che in fase difensiva. Iannella per Pardo, lo scambio non arriva, però non può arrivare su questo pallone Iannella. Treia, Daniele Riso per Michele Corrente, provano a salire con un'azione manovrata. Treia chiuso da Iannella, riparte ancora l'uno contro uno, chiuso dal doppio intervento di Colacicco e Treia. Pronto a bordo campo c'è Francesco Valerio, che entra proprio in questo momento al posto di Treia. Ottimo l'apporto dato nelle ultime giornate di Francesco Valerio. Colacicco si gira bene, chiuso poi da Bracagnolo, si scalda anche Fofana per la Virtus Faiti. Michele Corrente dentro per Valerio, la conclusione al volo deviata da Bracagnolo, grande occasione al 21esimo. Ammonito intanto Cepa Olsi. Ammonito il numero 7 ospite. Una giocata quella del tiro di Francesco Valerio, spesso cercata, adesso probabilmente cercheranno Daniele Riso, intanto chiede il fallo con la Cicco. Daniele Riso per Michele Corrente che scarica a Francesco Valerio. Con la Cicco recupera bene questo pallone, un pallone imprendibile, riesce a salvarlo. Michele Corrente scambia con Daniele Riso, provano a imbucare gli avversari che sono però ben piazzati in campo, infatti Pardo riesce a ottenere anche questa rimessa laterale. Pronto anche a bordo campo Iurimella per entrare, intanto un misunderstanding, un po' di incomprensione in campo, non si è capito bene chi dovesse giocare questo pallone. Intanto mister Padula parla con Cepa Olsi. Restituisce il pallone in maniera corretta Michele Corrente, Iannella protegge questo pallone ma poi lo perde. Daniele Riso per Antonio Colacicco, Francesco Valerio allarga per Antonio Colacicco che non riesce a controllare questo pallone, riesce per far posto a Iurimella. C'è Paolzi, scarica per Bracagnolo, Pardo ancora stessa giocata per Bracagnolo, la seconda volta che la provano,
una giocata probabilmente provata più e più volte. Tanto Yuri Mella la conclusione che termina di poco fuori. Dice di stare stretti Macari. Una squadra forse troppo disunita nelle ultime fasi di gioco. Dice Macari ha bisogno di compattezza. Mela intanto si appoggia a Napolitano che sbaglia questo rilancio. Concede a Iannella la possibilità di andare al tiro ma viene chiuso da Francesco Valerio. Bragagnolo, il dribbling chiuso da Yuri Mella. Intanto c'è un'incomprensione, l'arbitro aveva fischiato la rimessa laterale a favore dell'Heracles e non il contrario. C'è qualche protesta in campo, ma una partita fino a questo momento davvero corretta. L'Heracles rimane in svantaggio per 1-0 fino a questo momento, un vantaggio ospite maturato nella fase iniziale della gara. Intanto perde questo pallone Francesco Valerio e rischia di concedere il raddoppio agli ospiti con Iannella che è stato chiuso all'ultimo istante da Napolitano. Pardo per Bragagnolo che tenta la conclusione murato da Michele Corrente. Ancora Pardo, un contrasto corretto dice l'arbitro, ma c'è una protesta da parte di Michele Corrente che infatti viene ammonito. Troppo accesa la polemica per il direttore di gara. Ma Michele Corrente chiedeva un fallo per un contrasto che c'è stato con il capitano avversario Pardo, che secondo l'arbitro era regolare. Pardo per Bragagnolo, scambiano ancora i due. C'è Paolzi, il mancino che scambia con Iannella che si appoggia addirittura a Tedesco che prova il rilancio lungo per C'è Paolzi chiuso da Daniele Riso. Quando siamo al 27esimo scarica Daniele Riso questo pallone per Francesco Valerio. Ancora un altro recupero di Valerio. Daniele Riso cerca il movimento del compagno. Sbaglia Yuri Mella la misura di questo passaggio. Concede la ripartenza. C'è Paolzi. Si accentra. La conclusione di Bragagnolo. Poi ancora avanti la porta. Iannella. Che calcia sul fondo. Anzi, deviato. Sarà calcio d'angolo. Ma che grande occasione. Doppia grande occasione per gli ospiti. Per portarsi sul doppio vantaggio. Pardo si appoggia a Iannella. Bragagnolo per Pardo. Sbaglia ancora Pardo. Il terzo passaggio che sbaglia su quella zona di campo quando cerca il movimento di Bragagnolo che si sovrappone. Una giocata provata per 3-4 volte ma quasi mai uscita. Rientrato intanto Corona al posto di Michele Corrente, anche lui per molte delle ultime gare è stato assente per un problema fisico. C'è Paolzi, il dribbling su Francesco Valerio davanti alla porta. C'è Paolzi, chiude bene lo specchio della porta Napolitano e finisce sul fondo. Yuri Mella per Daniele Riso
E cerca Corona, prova a girarsi ma non arriva più sul pallone. Iannella per Pardo, che cerca ancora Iannella. Nessun cambio fino a questo momento per la squadra ospite, che ha gestito le forze e le energie con gli stessi uomini in campo, mentre molte le sostituzioni operate dall'Heracles. Bello il dribbling di Cepa Olsi a tagliare via Francesco Valerio, chiuso poi però da Corona. L'unico non uscito, a parte il portiere per l'Heracles, è invece Daniele Riso. Inamovibile, potremmo dire. Infatti arriva proprio adesso la sua conclusione, chiuso dal solito Bragagnolo. Continua a scaldarsi Fofana, probabilmente entrerà nel secondo tempo. Il suo ingresso potrebbe essere decisivo per le sue caratteristiche, un giocatore offensivo che probabilmente proprio in ripartenza potrebbe far male. Corona per Francesco Valerio, protegge bene questo pallone, scarica per Yuri Mella che prova a girarsi e subisce fallo, dice l'arbitro. Non è d'accordo Iannella, che scuote la testa. Yuri Mella si appoggia a Francesco Valerio, che tenta proprio la conclusione, infatti arriva e la deviazione di Daniele Riso finisce sul fondo da distanza ravvicinata. Corona per Valerio, provano ad alzarsi ancora. Diverse le occasioni fino a questo momento dell'Heracles, che non è però riuscita a capitalizzare, e offre adesso Tedesco una possibile ripartenza chiusa da Yuri Mella. Chiude male Tedesco, concede questo pallone a Yuri Mella che tenta la conclusione, finisce direttamente sulla schiena di Bragagnolo quando è passato il trentesimo. Ancora la conclusione al volo di Francesco Valerio, più e più volte cercata, finisce sopra la traversa. Siamo arrivati quasi al trentunesimo, probabilmente si spegnerà così il primo tempo. E un'altra grande conclusione di Daniele Riso, che però finisce sul fondo, termina così il primo tempo, 1-0 per la Virtus Faiti, che conduce grazie al gol di Cepa Olsi. L'appuntamento è per il secondo tempo. Eccoci di nuovo in campo per questo secondo tempo, in cui la Virtus Faiti conduce per 1-0 contro l'Heracles. Si parte in questo momento, la Virtus Faiti conduce per 1-0 con un gol di Cepa Olsi, che adesso ha ceduto il posto a Fofana. Intanto con la cicco subito di Mancino, prova subito a pareggiare i conti, ma finisce sul fondo. Unico cambio degli ospiti, fatto tra l'altro fino a questo momento, l'unico cambio da inizio partita. Per l'Heracles invece in campo ci sono Treia, Riso, Corona e Colacicco con a porta Napolitano. L'Heracles che attacca da destra verso sinistra con il completo nero. Corona cerca Daniele Riso ma sbaglia la misura di questo passaggio. La rimessa laterale è a favore dell'Heracles. Colacicco appoggia Treia, che sale, ancora scambia con Antonio Colacicco. Corona per Antonio Colacicco, che riesce a proteggere in maniera perfetta questo pallone.
Treia chiede ancora il pallone a Daniele Riso, appoggia invece al portiere. Napolitano va a lungo, ma Fofana che sfrutterà anche l'altezza in questo secondo tempo, infatti è il più alto sicuramente tra i 10 giocatori in campo. Pardo cerca Iannella, esce il dribbling, viene chiuso in fallo laterale. Scaramucce tra Daniele Riso e Iannella, ma l'arbitro dice che il laterale è a favore degli ospiti. Pardo si appoggia a Bracagnolo che tenta addirittura la conclusione murata da Antonio Colacicco. Bello il taglio e il tacco di Iannella, un grandissimo gol del numero 11 ospite, 2-0 Virtus Faiti, un grandissimo passaggio filtrante del capitano Pardo e un colpo di tacco di Iannella che sigla il suo 16° gol in campionato e fa 2-0 per la Virtus Faiti, un risultato pesante. L'Heracles che doveva riscattarsi dopo l'ultima sconfitta in casa con il Latina due sabati fa, fino a questo momento non ci è riuscita, dovrà mettere in atto una vera e propria rimonta per recuperare questi due gol di svantaggio. Tunnel intanto di Riso e Iannella. Corona, inevitabilmente l'Heracles adesso salirà, concederà qualcosa di più per provare a rimontare, c'è tutto il secondo tempo. Magari chiama i movimenti a Treia. Movimenti pare fino a questo momento non ben eseguiti. Treia per Daniele Riso. Scambia con Corona. Dentro è Antonio Colacicco. Chiede un fallo di mano da parte di un giocatore, ma pare fosse il portiere ad essere intervenuto ancora in maniera miracolosa. Da 0 metri. Non trova la rete Antonio Colacicco, anche sfortunato in questo caso. Non hanno affatto capitalizzato fino a questo momento le occasioni da gol i ragazzi del Golfo. Antonio Colacicco subisce un fallo pesante da parte di Pardo, che viene ammonito. Un fallo pericoloso effettuato da parte di Pardo, infatti la reazione di Colacicco era tutto un programma. Daniele Riso. Cerca Treia che di punta tenta la conclusione, deviata questa volta da Tedesco. Ancora Heracles in zona di attacco. Corona, Colacicco dentro, lo scambio con Treia. Ammonito Antonio Colacicco per un contrasto di gioco. Ancora
Placicco recupera questo pallone, poi l'arbitro fischia perché stava annotando qualcosa sul taccuino. Restituisce il pallone Pardo in maniera corretta. Chiama la calma Macari, c'è bisogno di tranquillità per recuperare questo match delicato. Daniele Riso, bello il dribbling, entra nella zona centrale del campo e subisce un fallo da zona invitante, infatti vanno tutti sul pallone. Colacicco e Treia, è deciso Antonio Colacicco a voler andare al tiro, sarà proprio il numero 8 che cercherà la conclusione. Per accorciare le distanze, questo match in cui sono stati anche un po' sfortunati, diciamolo. Colacicco parte col suo destro, para tedesco, poi Daniele Riso, eccola la rete che accorcia le distanze, torna a gol Daniele Riso, 2-1, la rimonta è possibile, sigla il 15° gol in questo campionato, il miglior marcatore dell'Heracles. Adesso c'è tutto il tempo, quando siamo all'ottavo, di riprendere il polso della situazione. Intercetta questo pallone con la Cicco, poi lo riperde. Laterale a favore dei padroni di casa. Corona cambia con Daniele Riso, che sta salendo progressivamente in cattedra. Il giocatore più decisivo dell'Heracles. Corona, il dribbling su Fofana. La conclusione di Mancino sul fondo. Tedesco va lungo a cercare proprio Fofana, sbagliato completamente questo rilancio. Treia, tutti i palloni adesso passano per i piedi di Daniele Riso, prova a girarsi Antonio Colacicco, senza fallo dice l'arbitro, c'è adesso il fallo. Dice magari a Colacicco che la prossima ci sarà il cambio, probabilmente per Yuri Mella, pronto anche Francesco Valerio. Daniele Riso si appoggia a Treia. Fofana per Pardo, col mancino lungo, male però, a cercare Iannella. Scalda ancora intanto Cepa Olsi per la Virtus Faiti. Daniele Riso prova ad accentrarsi, scarica per Francesco Valerio che tira, chiuso da Bragagnolo. Corona ancora, il tunnel a Iannella, ma intercettano. Fofana prova lo scambio, perde di nuovo il pallone. Corona, traversa, incredibile di Corona. Francesco Valerio intanto interviene benissimo su questo pallone. Una grande traversa di Corona, il numero 11, vice capitano dell'Heracles, è andato vicinissimo al gol del pareggio. Magari chiama ancora il cambio a Colacicco, che cederà il posto a Yuri Mella. Bello lo scambio che poi non si concretizza tra Corona, Valerio e Daniele Riso. Corona sbaglia il passaggio, Fofana va allo scambio con Iannella, interviene ancora in maniera incredibile Francesco Valerio. Daniele Riso dentro per Colacicco che finisce
sul fondo la sua conclusione. Pardo, dribbling su Daniele Riso in zona pericolosa, infatti subisce fallo, chiede l'ammonizione Daniele Riso perché sarebbe andato solo avanti al portiere, ma l'arbitro non ammonisce il capitano, che sarebbe stato in questo caso espulso perché aveva già preso un cartellino giallo, un cartellino che avrebbe pesato, lo sa Daniele Riso, motivate appunto le sue proteste. C'è ancora Antonio Colacicco su questo calcio di punizione, proprio dal suo tiro all'ottavo è scaturito poi il gol di Riso. Parte Colacicco centralmente, Tedesco chiude. Ecco il cambio, è entrato Yuri Mella per quest'ultimi 18 minuti. Un'incomprensione tra Corona e Napolitano che appoggia questo pallone, ma Napolitano ovviamente non poteva prenderlo. La conclusione di Pardo sopra la traversa. È rientrato intanto Cepa Olsi al posto di Fofana. Ammonito Corona per l'Heracles per un fallo a danno di Pardo. Vive le proteste. Bella, cerca di calmare proprio Corona. Bragagnolo, lungo per Cepa Olsi che non riesce a controllare questo pallone con il mancino. Stanno iniziando ad esaurire le batterie i ragazzi ospiti, non a caso oggi la panchina corta per loro. Potrebbe pesare proprio in questa parte finale del secondo tempo. Non c'è fallo in questo contrasto, dice l'arbitro. Riso dentro per Mella, tra le braccia però di Tedesco. In questa fase sembra più una partita di tennis, il pallone va da una parte all'altra del campo in maniera confusionale, non c'era una vera e propria costruzione di gioco. Ci prova adesso invece l'Heracles con Francesco Valerio. Corona, laterale a favore dei padroni di casa. Numero 10, scambia con Yuri Mella, concede invece la ripartenza, Iannella punta Corona, tenta il mancino, chiude bene Napolitano e poi Cepa Olsi sigla la doppietta dopo questa uscita di Napolitano per chiudere la conclusione di Iannella. Rapace Cepa Olsi che col mancino va a impattare il tapin ed è 3-1. Ci vorrà un altro miracolo, entra Michele Corrente nel frattempo. Doppio svantaggio per l'Heracles. Michele Corrente chiede di salire alla sua squadra. Michele cambia con Yuri Mella, chiuso da Pardo. Padula chiede ai suoi ragazzi di usare l'intelligenza, mentalità per questi ultimi minuti in cui dovranno gestire. Mella scambia con Daniele Riso che calcia malamente. Dribbling di Iannella che concede invece il fallo laterale per Francesco Valerio che sale adesso. Scambia con Daniele Riso, ancora di punta, finisce sul fondo. Ci sono ancora 15 minuti per le speranze dei tifosi accorsi qui a Maranola.
chiama il fallo l'arbitro in questo contrasto che sembrava pulito tra Iannella e Valerio. Chiude Valerio benissimo, offre la ripartenza di Daniele Riso. Yuri Mela davanti alla porta, il tiro che salva sulla linea Bragagnolo, e ancora ripartenza c'è Paolzi, tenta ancora un dribbling su Mela che recupera. Un'altra grande occasione per l'Heracles per accorciare nuovamente le distanze. Ed eccolo il 4-1 di Iannella dopo uno scambio con Cepa Olsi. Capitola l'Heracles in questa fase di gara. Negli ultimi minuti ha subito ben due reti. Chiama adesso il time out Mister Macari, devono riordinare le idee. 4-1, tripletta di Cepa Olsi. E gol di Iannella per la Virtus Faiti, ha siglato invece l'unico gol dell'Heracles Daniele Riso, il gol che aveva illuso per un'eventuale rimonta, il gol del 2-1. Poi è rientrato di nuovo Cepa Olsi al posto di Fofana e sta facendo la differenza. Il numero 7 che è arrivato, come già detto, nell'ultima finestra di mercato, una sconfitta che sarebbe davvero pesante contro la settima classificata che salirebbe a 26 punti e potrebbe scavalcare al massimo il Leggiosora, che oggi gioca a Pontinia. Le squadre ritornano in campo, possesso Heracles che è sotto di 3 gol quando mancano poco più di 10 minuti. Yuri Mella. Rimessa laterale a favore degli ospiti. Yuri Mella riceve questo pallone ma non lo controlla. Avvilito Matteo Macari in panchina. Francesco Valerio prova a salire. Devono provare il tutto per tutto. Si accentra, arriva davanti alla porta, chiude Bragagnolo. La ripartenza. Iannella, il dribbling su Daniele Riso che non riesce. Heracles che in caso di sconfitta rimarrebbe a 35 punti e il Buenaonda potrebbe riagganciarla nel caso di vittoria. Francesco Valerio, il destro murato ancora da Bragagnolo, ripartenza 2 contro 2. Cepa Olsi, Iannella, chiuso questa volta da Napolitano. Fase confusa della gara dove ci sono azioni pericolose sia da una parte che dall'altra. Riceve Yuri Mella, si gira, non riesce a impattare poi Michele Corrente davanti alla porta, concede il calcio d'angolo il capitano Pardo. Riso al volo, finisce sul fondo, chiede il time out Mister Padula. Dicevo, l'Heracles potrebbe essere raggiunto dal Buenaonda che oggi gioca in casa con il Latina 2017, che è quest'ultimo a 23 punti proprio come la Virtus Faiti. Nel caso di vittoria appunto il Buenaonda andrebbe a 35 punti così come l'Heracles. Lo United Pomezia invece è in trasferta a Nettuno. Da tenere d'occhio anche il risultato dell'Aprile che gioca in casa del Flora 92. Il rischio è che in caso di vittoria del Pomezia le distanze tra primo e secondo posto si allungherebbero da 1 a 4 punti. Ci sono poco più di 10 minuti. Rientra in campo di nuovo Antonio Colacicco.
4. Tenta il tutto per tutto in quest'ultima fase l'Heracles con la Cicco che rientra in campo al posto di Iurimella, finisce sul fondo questo tiro. Michele Corrente per Corona. Daniele Riso ancora per David Corona, scambia con Antonio Colacicco, pallone deviato che arriva direttamente a Napolitano. Giocano col portiere in movimento adesso per provare il tutto per tutto. Ruben Treglia entrato al posto di Napolitano con la casacca, è un rischio sì, ma devono correrlo per provare a riagguantare il pareggio. Noi siamo al 23esimo. Siamo sempre sul punteggio di 4-1 per la Virtus Faiti. Decidono una tripletta. Intanto Colacicco non arriva su questo passaggio di Daniele Riso, che applaude comunque per il compagno. Dicevo, decidono una tripletta di Cepa Olsi e un gol di Iannella. Per l'Heracles ha segnato Daniele Riso. Ancora portiere in movimento per l'Heracles. Treglia cerca Riso ma sbaglia il passaggio. Rientra di nuovo Napolitano. Sbaglia la misura di questo passaggio Bragagnolo. Daniele Riso per Antonio Colacicco, chiuso da Bragagnolo, partita monumentale la sua, perfetto in tutte le situazioni. Corona, sotto il 7 sarebbe finito questo pallone, ma ci mette ancora una pezza Tedesco. Riso controlla questo pallone. Colacicco, esce Tedesco, tenta la conclusione Pardo, palo! Il gol che avrebbe chiuso praticamente la partita. Si salva l'Heracles ancora, c'è una speranza. Antonio Colacicco prova a girarsi, Daniele Riso. Treglia. Michele Corrente dentro per Colacicco. Scarica per Corona. Daniele Riso sopra la traversa. Perdono nettamente tempo e direi anche giustamente per proteggere il risultato, ma anche in maniera corretta, però senza esagerare. Michele Corrente, rientra di nuovo Treglia come portiere in movimento. Fase accesa e delicata della gara, dove l'Heracles tenta il tutto o niente. Non possono sbagliare neanche un passaggio. Corona, Treglia, cerca il modo di bucare la difesa della Virtus Faiti che è stata compatta da inizio gara. Daniele Riso prova a calciare ma svirgola. Il momento migliore dell'Heracles è coinciso con i 5 minuti in cui Daniele Riso è salito in cattedra. Recuperano questo pallone, Daniele Riso scambia con Antonio Colacicco per Corona. Michele Corrente, ma devono sbrigarsi perché siamo già al 27esimo. Michele Corrente dentro, eccolo il gol che accorcia le distanze, un autogol. Michele Corrente aveva messo questo pallone al centro e lo devia Bragagnolo, è 4-2. E allora c'è ancora speranza.
quando siamo al 27esimo e il Virtus Faidi conduce per 4-2. Iannella e la chiude nuovamente, di nuovo triplo vantaggio. Pallone che passa sotto le gambe di Michele Corrente. 5-2, doppietta di Iannella. Si conferma, come detto anche nel primo tempo, il dato che vede l'Heracles nell'ultimo periodo in zona difensiva meno compatta. Bisogna nuovamente accorciare le distanze con la Cicco. Daniele Riso cerca Treia, ma perde questo pallone, poi tenta la conclusione, c'è Paolzi ma chiude Corona. Daniele Riso cambia con Michele Corrente in zona rischiosa, infatti perde il pallone ma poi lo riceve dalle mani Napolitano, prova a ripartire con la Cicco, non controlla questo pallone. Daniele Riso scambia con Antonio Colacicco che scarica per Corona che tenta il doppio passo, si allarga, tenta il destro tra le braccia di Tedesco, Colacicco non arriva, guadagna solo un fallo laterale. Colacicco chiuso da Bragagnolo. Riceve questo pallone Daniele Riso. Corona lungo per Treia. Colacicco protegge questo pallone. Lo scarica bene per Daniele Riso. Corona! E ancora ci mette una pezza Tedesco. Una mezza saracinesca praticamente il numero 99 ospite quest'oggi, soprattutto nel primo tempo. Treia intanto prova la conclusione, totalmente fuori misura. Lungo Tedesco per nessuno questo pallone. Allora Corona per Michele Corrente. Daniele Riso. Michele Corrente dentro, prova ancora lui e guadagnano un altro calcio d'angolo. Colacicco per Corona, scambia con Treia ma devono tirare, devono calciare perché è quasi finito anche il secondo tempo. Prova Daniele Riso, chiuso, intanto Iannella per Pardo e chiude Treia quando è scoccato già il 30esimo, 2 minuti da questo momento. Colacicco, bravo, una delle ultime ripartenze, Daniele Riso si accentra, finita fuori il pallone, protesta Daniele Riso. Quando siamo 5-2 mancano praticamente 1 minuto e mezzo. Una rimonta ormai quasi isperata, ma devono provarci. Corona. C'è Paolzi, 2 contro 1, dentro per Iannella, eccolo il 6-2, tripletta, intanto viene anche ammonito Treia per il fallo su C'è Paolzi, è 6-2, tripletta di Iannella che chiude definitivamente il match quando siamo al 32esimo. Un 6-2 pesante.
torna a perdere in casa, la seconda sconfitta consecutiva dopo quella con il Latina 2017. Fischia l'arbitro intanto, prova a ripartire, si ferma in maniera corretta Corona. Sorride il capitano Pardo e dice l'arbitro bisogna ripartire dalla battuta centrale, che Cepa Olsi era nella metà campo avversaria. Il 32esimo è scoccato, ma ci sarà presumo un altro minuto perché non si è giocato dopo il gol. Colacicco perde questo pallone nuovamente. Pardo che tenta la conclusione, pensava ci fosse il portiere in movimento, invece c'è Napolitano in porta per evitare la goleada per quella che ormai già da qualche minuto una rimonta insperata. Corona per Daniele Riso. Ancora Colacicco, questo pallone dentro per Corona, che riesce a controllarlo, prova a girarsi, lo appoggia per Daniele Riso, ma chiude bene ancora Bragagnolo. Termina così 6-2 per la Virtus Faiti, seconda sconfitta consecutiva per l'Heracles in casa, che rimane fermo a 35 punti. Per la Virtus Faiti le reti sono di Cepa Olsi, che sigla una tripletta, così come Iannella. Per l'Heracles invece un autogol e Riso. Un ringraziamento a Tiziana Palombi per le riprese, che vi parla Francesco Di Luna. L'appuntamento è sul parquet per le interviste. Siamo qui con Mister Magari, oggi una sconfitta pesante per l'Heracles, 6-2 con la Virtus Faiti. Cos'è che è andato storto oggi? Facciamo prima a dire cos'è che è andato dritto, perché no, oddio, i primi 15 minuti secondo me non abbiamo giochicchiato male, abbiamo fatto le cose che ci eravamo detti. Poi il gol ci ha un po' tagliato le gambe e in questo momento il nostro limite è che sembra quasi che non riusciamo a reagire quando subiamo un gol. Però va bene così, insomma, prendiamo la sconfitta, ci sta la sconfitta, avversario ha fatto una gran partita. Martedì abbiamo uno squadrone in casa qui e vogliamo rifarci, però venderemo cara la pelle. Abbiamo spesso parlato della ottima difesa dell'Heracles, però nelle ultime giornate salta all'occhio un dato esplicito, cioè che nelle ultime 6 partite avete subito ben 20 reti, mentre nelle prime 10 partite invece solo 15. Cos'è che è cambiato da inizio campionato? Poi andrebbero analizzate troppe cose, non è neanche il caso. In questo momento ci gira un po' così, ci manca quel pizzico di fortuna in determinati contesti, magari noi non riusciamo a buttare una palla dentro sulla linea, gli avversari sì, una serie di cose che poi influenzano il risultato finale. Dobbiamo lavorare e solo lavorando usciamo da sconfitte brutte in una squadra come la nostra, come queste. Però fanno parte di un percorso di crescita di tanti ragazzi giovani, insomma ci sta, dobbiamo lavorare. Questa sarà settimana anche di Coppa, mercoledì ospiterete l'Eur Massimo. Quanto è importante per voi fare bene anche in questa competizione? Ma noi vogliamo provarci, abbiamo preso forse la squadra più forte di quelle rimanenti e... Ma noi vogliamo provarci, vogliamo vendere cara la pelle, anzi io spero proprio che nelle partite più difficili, questa è una squadra che ha dimostrato di sapersi esaltare
Io martedì mi auguro che i ragazzi tirino fuori veramente gli artigli e dobbiamo vendere cara la pelle. Sabato invece andrete a giocare a Sperlonga contro Lido il Pirata, che partita sarà invece? Che partita sarà? Sarà una partita innanzitutto senza Davide Corona perché sarà squalificato. Poi sarà una partita difficilissima perché chiaramente campo grande, squadra molto forte, squadra molto atletica, dove ci saranno delle difficoltà, qui dovremo essere pronti e anche lì dovremo farci trovare pronti. Però io direi pensiamo prima a martedì e a vendere cara la pelle martedì, poi da giovedì ci iniziamo a preoccupare di sabato.